Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Proviamo Cose Nuove. Oggi andremo a provare i Teeny Donuts cuore nero, cacao soffici come al bar non fritti. Del ciambelle, praticamente, andiamo a provare delle ciambelline. Adesso cambiamo inquadratura. Rieccomi qui, e allora questi di qua sarà il primo di tre pacchi, perché ce ne sono tre tipi. Questi sono il cacao, poi ci sono quelli alla vaniglia e poi quelli alla pistacchio, che vi porterò più avanti. E poi se ve li porto magari uno dietro l'altro con i video, vediamo. E allora, Teeny Donuts, cuore nero, cacao, soffici come al bar non fritti, come dicevo. Prodotto italiano, scatola totale di 111 grammi, ma la fortuna nostra è che non dovrò mangiarli tutti, ma ne andremo a mangiare un pacchettino, perché sono tre confezioni. Forse ogni confezione ci sono tre ciambelle, forse. Tre ciambelline, forse ogni confezione è una ciambella, quindi guardando la confezione può essere pure che una ciambella è tanta. Quindi sono una, due, tre forse. E niente, qua è prodotto al forno lievitato, ricoperto con glassa. Prodotto di forno lievitato, ricoperto di glassa cacao colorata con codette di zucchero colorate. Senza grassi idrogenati. Uova e zucchero d'origine UE. Glutine free, prodotto italiano. Qua ci sono le stesse cose di prima. Stessa cosa anche qua. Pure nero e nient'altro, non c'è altro scritto in teoria, no. Questa è la confezione, quindi si può vedere sia da così oppure mettendola così. Perfetto, e adesso li andiamo ad aprire. Io adoro le ciambelle, infatti devo dirvi che in realtà, cioè, ho provato a fare ciambelle non con le confezioni. Questa è la prima volta che trovo delle ciambelle con queste confezioni, ammetto. Perché l'ho sempre trovata tipo sfuse, messa alla Lidl, all'Aerospin, mi pare anche all'MD. E che si fa? Si prende col coso, si mette nella busta e ovviamente poi si seleziona uno o due ciambelle. E poi chiaramente si fa paga e si mangia. Invece la prima volta che le trovo, queste le ho prese al Deco. Prima volta che le trovo invece confezionate. Infatti mi è sembrata una cosa strana, perché ripeto, non è un prodotto che costa secondo me tanto le ciambelle. Ok, questo è il pacchettino. Forse ce ne sono due, non proprio uno, vediamo. E differenze da questa pacco grande, niente di che, è sempre la stessa antica cosa. Quando queste ciambelline potrebbero anche tranquillamente mettere anche in delle macchinette, poi, visto quando sono piccoli pacchetti. Ok, andiamo ad aprire, come sempre proprio fattiva. Allora, a parte che comunque già ti vedo che c'è solo una ciambella. Odora di un tipo di broscina, non so come, mana. Avete presente? Non è la fiesta. È sempre un tipo di broscina, tipo al cioccolato, però non c'è l'arancia, è quella normale praticamente al cioccolato. Mi ricorda quell'odore. Proprio identico, cioè proprio spiccicato, quindi mi sa che qui ho tra le mani un altro prodotto che potrebbe essere palesemente copiato, nonostante sia una ciambella. Qui abbiamo la ciambella. La faccio chiaramente vedere meglio. Ok, andiamo a prenderla. Chiaramente ho messo sempre in frigo per evitare che fosse sciolta. Speriamo che non diventi da pietra. Questo è come si presenta all'interno. Attualmente il sapore non mi convince per niente, cioè non assa proprio.
E niente, che dire. Per ora è il periodo delle negatività. Come per lo scorso video, qui sarà un voto veramente basso. Non sono pessimista, ma il problema è che se una cosa non mi convince, chiaramente, non posso andare a dare un voto alto. Quindi, purtroppo, il voto già potete dire quale sarà. Tini, Danaz, Cuore Nero, Cacao Soffici come Albano Fritti. 6 su 10. 6 su 10. Allora, a parte il fatto che qua dicono che siano come al bar, non c'entra una mazza, perché chiaramente quelli sono molto più freschi e sono molto più saporiti col cioccolato. Cioè, quello che ho mangiato qui, quello che c'è qua dentro, praticamente è la stessa broscina. Solo però che è più dura perché chiaramente l'ho messa in frigo, ma sono convinto se questi non l'avrei messi in frigo sarebbero stati morbidi con lo stesso identico sapore di quelle broscine al cioccolato. Forse Midi, mi pare della marca Midi, non mi ricordo quale sia la marca, ripeto. È simile alla Fiesta, ma sono solo al cioccolato, senza l'arancia. Sono identici, cioè non cambia nulla, il cioccolato proprio è palese, ma anche dall'odore già lo intuivo che era quello. Dal sapore sono identici. Ha forse un po' di impasti in più rispetto al cioccolato, ma ripeto, quello è il sapore. È una copia spiccicata a quello. Solo che loro cosa hanno fatto? Una versione al ciambella. Ripeto, le altre due non dovrebbero essere copiate, perché ripeto, le altre due sono pistacchio e chiaramente vaniglia. Non esistono broscine di quel tipo. Certo, quella a pistacchio temo, ma quella alla vaniglia ne dubito sinceramente che possono essere copiate da broscine. Perché ripeto, cioè, li consiglio questi, ma ripeto, non sono da voto alto. Perché ripeto, cioè, l'avrò presi se non pacco 2 euro. Se non mi sbaglio, quelle broscine costano anche meno. Cioè, a sto punto prendetevi quelle broscine. Cioè, perché mi pare che questi sono presi due, le brosce sono messe, mi pare, nei 80 e nei 90, ma almeno là ce ne sono 6 o 8, quelle che si... Qua ce n'è 3. Cioè, a mio avviso questa è una scammata, poi, perché essendo la copia specificata di quelle brosce sono in versione ciambella, è una scammata, a mio avviso, una scammata. Quindi, Tini, Danaz, Cuore Nero, Cacao Soffici come Albano non fritta, anche se come Albano non c'è pizza e una mazza. Voto finale 6 su 10, non di più. Perché ripeto, quelli al bar, quelli al Lidl sono più buoni, senza dubbio. Se questo video vi è piaciuto, mi lasciate un mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!